Scusa, zia Assunta, devo parlarti. Certo, mi fa piacere che tu sia qui. Tieni, aiutami a mangiarlo. Sto sbrinando il freezer. Sai, ho conosciuto un tale al funerale di Danny. Favoloso! È laureato? Sì, è un medico. Oh. Ed è gay. Ah, cara, nessuno è perfetto. Ma zia, a questo ancora non ci sono arrivata. Venerdì comunque andiamo a teatro insieme. Voglio dire, si erano sposati, ma quando l'altro è morto, la sua famiglia l'ha escluso dall'eredità perché un matrimonio così non risulta valido. Quindi è un vedovo. Io mi chiedo, se succedesse un qualche cosa al signor Sheffield, io avrei in peggio il suo problema. È ancora freddo, lo vuoi? No, io ti sto confidando le mie angosce. Sì, col gelato, va bene. Insomma, se domani succedesse qualcosa, non si sa mai, a zio Antonio. Se non altro, tutti saprebbero che tu eri sua moglie e che lui ti amava. Il mio solo desiderio è che tu abbia la stessa gioia che unisce me e zio Antonio. Oh. Antonio, idiota! Se non ci metti l'acqua, come lo fai il ghiaccio? Vedi, tu sì che sei una moglie. Momento, l'altra parte. Spolvere in alto. In alto! Là sopra! Tenga, di là c'è polvere. Dobbiamo parlare, mio caro! Ah, forse lei vuol dire possiamo e signore. Oh, che bravo! Dunque sta già facendo finta che non ci sia niente fra noi due. E ancora non è neanche morto! Ah, poverina, è chiaro, lei è di certo addolorata per la prematura perdita del suo... Cosa? Del mio cosa? Ma lo sa o no? Che se lei per caso domani fosse in coma profondo, tecnicamente io non farei parte della sua famiglia e non mi farebbero staccare la spina, cosa che oggi farei con un'enorme soddisfazione. Scusa, nonna, avrei bisogno di pochi minuti per parlare da solo a solo con la mia tata. No, sul lato destro! Non mi ha detto in aereo che mi amava. Io voglio un uomo che sia disposto a gridarlo al mondo intero. Sì, io le ho detto che l'amavo, poi però l'ho ritrattato! Lei grida, ma la cosa contraria. Basta, adesso io me ne vado. E non voglio né le quattro tenute, né i sette palazzi, e neanche il matrimonio a Honolulu, perché tanto lo so che non è valido. Ma... Francesca! Ah! Ma quello l'hai già spolverato!